Ci troviamo nella contea di Tolosa, nel tumultuoso periodo del 200, quando il potere del papato e della corona francese si abbatteranno con violenza su questa terra. È l'epoca delle crociate, in cui l'entusiasmo per l'Oriente è in forte crescita. Ma nel contempo le forze cattoliche iniziano a scrutare attentamente anche all'interno dei propri confini. Nel sud della Francia, in particolare, si trovano i Catari, una comunità religiosa che sarà gradualmente spazzata via durante la brutale crociata albigese. In questo contesto, poco prima di tale repressione tra il 1100 e il 1200, emerge la figura di Peyre Vidal, uno dei più talentuosi trovatori del suo tempo. Di estrazione borghese, Vidal è un cantore errante, che ha viaggiato da Tolosa fino alla Provenza, al Monferrato, a Malta e in Terra Santa, raggiungendo l'Ungheria. La sua vita è costellata di aneddoti memorabili. Da un lato ha sognato di espugnare Costantinopoli diventando l'imperatore d'Oriente, ma è ancora più famoso per il suo travestimento da lupo, atto ad aggiungere la sua amata dama, finendo però attaccato dai cani pastori. E cosa ve lo dico a fare? I tardi canzonieri ci hanno preservato qualche nota dei suoi nobili componimenti. Per cui buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con la storia della musica. Io sono sempre il Mastro e oggi parleremo delle mirabili gesta del trovatore Peyre Vidal. La nostra barchetta è lì che freme per una nuova perigliosa avventura. Sigla! Né neve né gelo, né pioggia né fango mi privano della felicità e del piacere, tanto che il cielo scuro mi pare sereno grazie alla nuova gioia in cui mi consolo, perché una giovane donna mi ha conquistato, e potessi a mia volta conquistarla. Quando l'ammiro mi pare così bella che, dalla gioia, credo subito di volare. Neus ni gels, ni pluia ne fan, non tolon de pors ni solaz. Né gelo, né pioggia, né fango mi privano della felicità e del piacere. Chi è Peyre Vidal? L'attività del nostro trovatore va collocata dall'anno 1183 fino al 1206, quando l'ingerenza del regno francese cominciò a farsi sentire nel sud, specie a Tolosa, luogo d'origine di Vidal. Come menzionato in apertura, il destino di questa terra si trasforma in un oscuro scenario di guerra, scatenata dalla corona e dal papato per reprimere l'eresia dei Catari. Questa brutale crociata viene menzionata come principale causa di esodo dei trovatori in terre come Spagna, Italia o Germania. Tuttavia, già prima alcuni di essi avevano trovato protezione presso altre corti. Tra questi trovatori spiccano nomi celebri come Rimbaud de Vaqueiros e proprio il nostro protagonista, Peyre Vidal. E questi due in particolare sono stati veramente dei grandi girovaghi. La musica e la poesia si diffondono in nuove terre, nuove committenze, anche esterne alla parlata occitanica. Il comporre di Vidal lo portò a viaggiare attraverso vari territori, la Contea di Provenza o il Monferrato di Bonifacio I, luogo molto potente e in prima linea negli smottamenti delle crociate a Gerusalemme e Costantinopoli, terre raggiunte dallo stesso trovatore, e quindi l'Ungheria, i cui regnanti erano collegati alle varie forze citate. Ok, forniamo qualche fantasia in più, leggiamo la vita. Peyre Vidal era di Tolosa, figlio di un pellicciaio, cantava meglio di qualsiasi altro uomo del mondo, era uno dei più folli uomini che ci fossero mai, perché credeva che tutto ciò che piaceva a lui o che voleva fosse vero. Trovava più facilmente incontri di qualsiasi altro uomo del mondo, persino con coloro che erano più ricchi di lui e che avevano commesso le peggiori follie in guerra, amore e parlando male degli altri. Si diceva che avesse tagliato la lingua a un cavaliere di Saint-Gilles perché faceva intendere che lui era l'amante della sua donna. Un certo Huc del Bauz lo fece guarire e mettere in ordine. Quando fu guarito, se ne andò altrove. Da lì portò con sé una donna greca che gli era stata data come moglie a Cipro. Gli fu fatto credere che lei fosse la nipote dell'imperatore di Costantinopoli e che per lei avrebbe dovuto ottenere l'impero. Perciò mise insieme tutto il denaro che poté per costruire navi, convinto di ottenere l'impero e conquistarlo. Si faceva chiamare imperatore e sua moglie imperatrice. Prendeva in moglie tutte le brave donne che incontrava e tutte lo ingannavano. Portava sempre destrieri ricchi, armature lussuose e troni e sedili imperiali. Credeva di essere uno dei migliori cavalieri del mondo e il più amato dalle donne. Eccellente, direi una storia non meno affascinante di quella di Rudel. La questione dell'impero orientale è molto divertente. Nei versi che ho letto all'inizio, Neus ni gels ni pluia ni fan, una cobla successiva la conclude così: e se si realizzassero i miei progetti che ho intrapreso a riguardo, al mio impero senza dubbio farà inchinare tutto il mondo. Vi lascio il link qui sotto per leggerla. Nel Chansonnier d'Orfei si può anche vedere la melodia, come se ormai ce ne fosse bisogno. Ma questa storia ci testimonia un trovatore che va al di là dell'idea sedentaria di musico di corte.
suddetto componimento che ho appena letto, ad esempio, è stato scritto a Malta. Ci scrive Vidal: ora ho conquistato piacere di letto a Malta, dove sono ospite presso il conte Enrico, del quale apprezzo che non gli manchi alcuna buona qualità. Egli è giusto, generoso e cortese, e stella dei genovesi, e fa tremare per terra e per mare tutti i suoi nemici. Come ci è arrivato a Malta Vidal? Di lui sappiamo essere stato a corte del Monferrato, quindi un territorio dell'attuale Piemonte, presso Bonifacio I, uno dei tanti figli di Guglielmo V del Monferrato. Se non conoscete nulla dei personaggi che vi ho appena menzionato, vi consiglio di ascoltare una lezione online del professor Barbero. Ve la lascio qui sotto e rende veramente molto molto bene l'idea di tutta questa famiglia e di tutto il rapporto con le crociate. In sintesi, Guglielmo V mandò quasi tutti i suoi figli a cercare fortuna presso l'Oriente delle crociate, per trovare potere e riconoscimento. Ognuno di questi, a pochi passi dal divenire o re di Gerusalemme o addirittura imperatore bizantino, trovò disgrazia o morte. Ciononostante, questi marchesi del Monferrato acquisirono una certa nomea e importanza tra le popolazioni europee. Bonifacio I partecipò alla celebre Quarta Crociata, quella del saccheggio di Costantinopoli, e per poco non lo incoronarono imperatore bizantino. A Bonifacio seguì il figlio Guglielmo, tuttavia esso abbandonò tutte quelle mire espansionistiche della famiglia monferrina. A tal proposito, Vidal gli scrisse delle parole abbastanza pungenti e ve le faccio dire dal professore. Trovatore Peire Vidal gli scrive una canzone contro di lui dicendogli in sostanza, prima ve lo leggo in provenzale poi traduciamo: mas amados buos e una raire amunferat cagliurs estre imperaire, ama di più due buoi e un aratro in Monferrato che altrove essere imperatore. Questi versi che ha appena letto Barbero non li ho trovati da nessuna parte, nessun canzoniere, per cui escludo Vidal, potrebbe essere Elias Cairel, ma non le ho lette tutte, quindi insomma, qualcuno sa qualcosa? Ditemi, non cambia nulla per il video però. Ecco, magicamente come musica, poesia, letteratura, arte e storia si combinano meravigliosamente. In ogni caso, tra tutte queste peripezie, Vidal alla fine si trova a Malta, presso il genovese Enrico Pescatore. Tornando al Monferrato, Vidal non fu l'unico trovatore che, diciamo, nel periodo precedente alla crociata albigese si trovò in quel marchesato. Un altro celebre trovatore che si troverà in questo territorio sarà Raimbaut de Vaqueiros, e a lui dedicherò sicuramente due puntate, una su di lui e una su Calenda Maya, e spero di non farvi aspettare troppo. Comunque, se insisto molto su questi regnanti, per esempio del Monferrato, di Malta o delle crociate, è per dire che tutta quell'esperienza aquitana che abbiamo visto all'inizio in qualche modo si è diffusa altrove. In poche parole, il trovatore va anche al di fuori di quel mondo della lingua occitanica. E qui è interessante perché i marchesi del Monferrato non avevano come riferimento il re francese o re inglese, come abbiamo visto appunto negli smottamenti aquitani, bensì avevano il Sacro Romano Impero come riferimento. Territorio, l'antica Germania, che da qualche tempo poteva contare anche sui Minnesänger, ovvero i cantori d'amore, ma di quelle terre. Anche su questo ne parleremo. Sono ripetitivo, lo so, ma osservare queste scacchiere geopolitiche ci può fornire qualche supporto al nostro macro discorso. Ma torniamo nel sud francese qualche anno prima. Un altro aneddoto molto divertente e interessante del nostro Vidal, oltre appunto a quello di dichiararsi imperatore bizantino, è stato quello del travestimento da lupo. Il suo obiettivo era raggiungere la nobile dama di Carcassonne, la loba de Puenautier. Questo fatto viene menzionato nella raso di una sua canzo, intitolata De Chantar Mera Laissaz, avevo smesso di cantare. La raso, nel contesto occitanico, è una premessa al testo che serve a chiarire il suo significato. Ecco, ora ve la leggo. Ed egli, Peire Vidal, amava la loba di Puenautier. La loba era del Carcassonne, come vi ho detto altrove, e Peire Vidal per lei si faceva chiamare lupo e portava armi di lupo. E sulle montagne di Carbades si fece cacciare dai pastori con i mastini e levrieri, così come si caccia il lupo. E si mise addosso una pelle di lupo per far credere ai pastori e ai cani che egli fosse un lupo. E i pastori lo cacciarono con i loro cani e lo batterono in tal modo che fu portato come morto nella dimora della loba di Puenautier. Quando ella seppe che questi era Peire Vidal, cominciò a mostrarsi molto divertita della follia che aveva fatto Peire, e a ridere molto. E il marito lo fece prendere e portare in un luogo nascosto, meglio che potesse seppe fare, e fece chiamare un medico e lo fece curare fino a quando non fu guarito. Cosa non si fa per far sorridere un'amata? Ora, su questo fatto veramente
lasciatemelo dire, curioso, vi lascio un articolo molto ben scritto ed esaustivo sul tema. Lo trovate qui in descrizione ed è scritto da Sonia Maura Barillari. Trovate i significati sul testo, correlazioni, contesti e anche lo stesso significato del lupo, insomma, che poteva avere in quel periodo. Veramente un signor articolo, leggetelo. Ok, sono aneddoti, però a parer mio possono movimentare molto il nostro immaginario trovadorico. Pensateci, probabilmente chi si approccia per la prima volta ai trovatori non si aspetta di trovare, che ne so, un Guglielmo IX ingrifato e criptico, un Marcabru giullaresco o qui un Vidal che pretende la guida dell'impero bizantino. Insomma, questo per rimarcare il fatto che parlare di trovatori con un'unità, se non quella linguistica, è veramente molto complicato. E questo vale sia per le vite, per gli aneddoti, ma anche per la musica, per i componimenti stessi. A tal proposito, che cosa ci ha lasciato Vidal in eredità? I componimenti sopravvissuti sono 47, direi parecchi. Dobbiamo comunque tenere in considerazione che la sua attività è ben più vicina alle prime trascrizioni in canzoniere rispetto a trovatori della prima era, come Geoffrey Rudel. Lo stesso Vidal, tra l'altro, ha tentato uno dei primi canzonieri con le sue composizioni. Fatto molto interessante, però non ho trovato molte tracce a riguardo. In ogni caso, di questi 47 componimenti, di cui vediamo prettamente il versante poetico, 12 ne hanno conservato anche la melodia, la musica. E qui, ragazzi, possiamo celebrare davvero l'abilità canora del nostro Peyre Vidal. Anche una sola veloce occhiata alle sue composizioni sopravvissute evidenzia chiaramente un largo uso di melismi, ovvero quegli aggraziati abbellimenti tra le note. Questi sembrano quasi sottolineare virtuosismi vocali, cioè un'ulteriore conferma di quanto la musica trovadorica sia variegata. Considerarla come un semplice canto profano sarebbe riduttivo. E lo dico perché è chiaro che siamo a ridosso del 300 e a composizioni molto più complesse. Ma ciò non significa che ciò che abbiamo visto fino ad ora, o quello che vedremo, non sia degno di attenzione. Prendiamo ad esempio la canso di Vidal, Ben pac d'inverse ed estiu, mi piace in inverno e in estate. Qui si può osservare un'estensione notevole tra le note. La stessa notazione danza, passando dalla chiave di Fa a quella di Do e poi ritornando a Fa. Questa variazione è dovuta al fatto che il brano si estende da note gravi ad acute, una quattordicesima per la precisione. Curiosità, quel sol grave che state vedendo sembra essere la nota più bassa dell'intero repertorio trovadorico. Ciò dimostra quanto la musica occitanica fosse intrinsecamente complessa e richiedesse un compositore capace di ideare tali strutture. Non è nemmeno chiarissimo il rapporto col canto gregoriano, l'altra grande musica monodica dell'epoca. Che si utilizzassero modi simili agli otto ecclesiastici è abbastanza evidente, tuttavia è meno chiaro se questi trovatori conoscessero veramente quel tipo di teoria. Che sia frutto d'orecchio o di altre fonti, difficile stabilirlo. Un punto cruciale da sottolineare sempre e comunque è che questi brani dell'inizio del 200 aspettarono quasi 100 anni prima di essere trascritti in canzonieri notati. Quindi sono sopravvissuti attraverso la tradizione orale. Questo fatto potrebbe aver influito sulle reali intenzioni originarie. Immaginiamo quanto possa essere stato complesso per i giullari, i menestrelli, tramandare questa musica così complessa. Ritornerò su questo particolare anfratto con una pillola tra qualche minuto. Comunque un mistero di fondo rimane sempre lo stesso. Questi trovatori conoscevano o no la notazione, diciamo, del loro periodo? Comunque, tra le composizioni di Vidal che più mi hanno affascinato c'è Postornaz sui en Proenza. Questa canzone si trova solo nel canzoniere ambrosiano, contrassegnato dalla lettera G. Potete ascoltare una splendida registrazione nell'album A Troubadour in Hungary, dove troverete anche il resto della produzione di Vidal pervenuta a noi. Molto bello. Qui invece potete osservare il brano nella notazione preferita ad oggi dagli studiosi, ovvero la trascrizione precisa della melodia senza immettere troppe figure ritmiche. Avrete capito, tutta la questione ritmica è spesso di difficile interpretazione. Anche di questo ne parleremo. Comunque ho scelto questa canzone per concludere il nostro discorso perché è ambientata in Provenza. Per quanto possa sembrare paradossale, il termine Provenza è la prima volta che lo faccio comparire all'interno di questa rassegna trovadorica. Questo è strano perché generalmente quando ci si riferisce ai trovatori si parla di trovatori provenzali, poesia provenzale. Tuttavia, come abbiamo visto, la geografia di questi cantori profani è molto più estesa e originaria più a ovest, vicino all'Oceano Atlantico. Anche per questo motivo oggi si preferisce utilizzare spesso il termine Occitania. Ma è inutile dirlo, l'Occitania di fatto non esiste, cioè nel senso non è che esistesse uno stato con un sovrano occitano. In ogni caso, spero che questo ritratto su Peyre Vidal vi sia piaciuto e vi chiedo scusa se vi ho fatto attendere così tanto. Così è la vita. Le puntate rimanenti di questa serie sono poche, ma le domande sono più profonde che mai. Non possiamo tralasciare Rimbaud de Vaqueiras e la sua Calenda Maya, così come Arnaud Daniel, o la Contessa de Dia, la Trobaritz, o ancora Guerau de Cabrera, con le sue istruzioni per come insegnare la musica a un giullare. Questi sono solo alcuni frammenti trobadorici che continueremo a raccontare qui, nella perigliosa e gagliarda navigazione, nella storia della musica.
Oh, ma quanto ci hai messo a tornare? Beh, è passato un mese e mezzo. Cosa ha fatto Bernardo Ventadoro un mesetto e mezzo fa? Vabbè. Ora per Vidal, poi qualcos'altro, riparte la scuola. Ma si dovrei fare. Ciao ciao.